sono davvero felice oggi di inaugurare la nuova stagione del nostro canale con nuove puntate e proprio nel giorno di Halloween. Sono felice di parlarvi dell'undicesimo canto dell'inferno, un canto che ha da riservarvi un'enormità di sorprese terrificanti. Dante e Virgilio si trovano sulla sponda della città di Dite, dove si vede tutto l'inferno dannato dei dannati in eterno ai loro piedi. E non appena usciti proprio dalla città di Dite, sentono un puzzo terrificante provenire da una tomba orrida sul cui coperchio vi è scritto: qui giace Papa Anastasio II, che fu condotto al peccato da Fotino. Ma Dante e Virgilio non possono più procedere a causa dell'eccessivo puzzo nauseabondo che non li fa procedere in alcun modo. E dunque Dante chiede a Virgilio di fargli trascorrere del tempo. E Virgilio gli presenta i cerchi infernali, i luoghi segreti di Satana, che ai suoi piedi si disseminano fino a raggiungere il centro della terra, dove appunto vi sta lui, Lucifero. E Virgilio presenta tre cerchi, il settimo, l'ottavo e il nono. Il settimo è governato, in esso vi sono contenuti i violenti, che si dividono in tre categorie: violenti contro il prossimo, contro se stessi, e contro Dio, la natura e l'arte. Nell'ottavo cerchio e nel nono, invece, si disseminano i traditori, ma essi si dividono in due schiere: traditori contro coloro che si fidano, e traditori contro coloro che non si fidano. Leggiamo direttamente da Inferno 11 le parole di Dante. Versi 52, 66. La frode, ond'ogni coscienza è morsa, può l'uomo usare in colui che lui fida e in quel che fidanza non imborsa. Questo modo di retro par che incita, pur lo vincol d'amor che fa natura, onde nel cerchio secondo s'annida ipocrisia, lusinghe e chiaffatura, falsità, ladronezzo e simonia, ruffian, baratti e simile lordura. Per l'altro modo, quell'amor sobria, che fa natura, e quel che poi aggiunto, di che la fede spezial si cria, onde nel cerchio minore, ovver punto dell'universo in su che dite siede, qualunque trade in eterno è consunto. Virgilio spiega a Dante che ci sono i traditori che tradiscono coloro che non si fidano, che rovinano, spezzano soltanto il vincolo naturale d'amore tra tutti gli uomini. Ma i peggiori sono coloro che tradiscono chi si fida,
Perché costoro tradiscono, oltre il legame naturale d'amore tra tutti gli uomini, anche il legame di fiducia, un legame bensì superiore. E infatti nell'ottavo cerchio sono puniti i primi, coloro che tradirono chi non si fida. Mentre nel nono cerchio, il cerchio più prossimo a Satana, sono puniti coloro che tradirono chi si fidò. Ma Dante chiede a Virgilio: perché tutti questi dannati sono puniti qui fino a raggiungere Satana e non lo sono tutti i precedenti? Quindi ti abbiamo visto prima come Paolo e Francesca e altri. E Virgilio risponde: perché costoro sono i peggiori, già che hanno peccato con la ragione, mentre i precedenti, quelli che abbiamo già incontrato, hanno peccato solo con la passione. E Dante chiede ancora a Virgilio: perché Dio ha tanto in collera gli usurai? E Virgilio risponde: perché gli usurai non danno fede alla speranza riposta in Dio, ma credono di poter salvare se stessi soltanto con le proprie forze, attraverso un'operosità ingiusta, e per questo vengono puniti nella parte più bassa dell'inferno fino a raggiungere Satana. Cari amici, spero che il mio video vi sia piaciuto e vi chiedo una gentilezza. Se vi è piaciuto, mettete un like e condividete. Sono davvero contenta di aver inaugurato la nuova stagione di video proprio nel giorno di Halloween, perché ci ha permesso di parlare di Dante in chiave giocosa, che è la chiave di volta del nostro canale, e raccontare come la letteratura può salvarci attraverso un gioco. Spero di tenervi compagnia ancora per tanto tempo in tutta questa nuova stagione invernale 2021 e probabilmente 2022. Ogni prima domenica di ogni mese e ogni ultima domenica di ogni mese, parlando di etimologie e di Dante. Ma vi saranno anche tante altre sorprese, special edition, magari con tanti ospiti. Non vi resta che rimanere connessi, mi raccomando. Su Paola Tricomos.